Non si torna indietro una volta che ci si è messi in viaggio. Con l'emigrazione finisce l'antica identità dei paesi calabresi, chiusi, arroccati, isolati. Nasce la nuova identità delle popolazioni in viaggio, anche quando sono ferme. Quando esplode e si frantuma l'antico universo, nasce un diffuso sentimento nostalgico. Le parti che lo componevano creano onde sonore e colori di nostalgia. Il passato può e deve essere riscattato come un universo, un mondo sommerso, di potenzialità diverse, non compiute, ma suscettibili di future realizzazioni. Un riscatto, un risarcimento, una restituzione che diventano un esercizio morale attraverso cui pensare il presente, non nella forma di quello che è, ma nei termini di quello che potrebbe essere. O briganti o emigrati. L'immigrazione è il grande sciopero dei contadini. È una caduta nel tempo, un precipitare nella storia. È qui che comincia la memoria storica, non più mitica. L'immigrazione significa uscita da sé, ricerca, inizio del problema della propria identità. E chi si interroga sulla propria identità si interroga sul tempo, sulla storia. Radicamento e fuga, abbandono e ricostruzione dei luoghi non solo non si escludono, ma convivono. Non si è questo o quello, si è questo e quello, si resta e si fugge. Il racconto della Calabria inquieta è anche il racconto di questo modo di comporre le cose. La doppiezza, i contrasti, le diversità non sembrano traducibili in opposizioni. Una cosa e il suo contrario si danno insieme. È la semantica della vita reale. E in questo includersi degli opposti c'è sempre qualcosa di incalcolabile, qualcosa che resta, un residuo. Thank you.
Le nuvole suggeriscono che la storia è imprevedibile, che gli uomini non percorrono strade prestabilite. Anche i viaggi pensati, i viaggi sognati dalle persone che restano ferme comportano spostamenti e mutamenti reali. Anche l'utopia, viaggio in un luogo inesistente, comporta spostamenti nel tempo e nello spazio. Anche i sogni orientano e influenzano la vita degli uomini. Come